Salve, io sono Slayer92 e questo è Napoleon Total War. Questa è una battaglia online per il torneo che sta svolgendo nel clan Legge Valeria Victis 20. Se volete visitare il nostro clan, trovate il sito nella descrizione di questo video. Il mio avversario in questa battaglia, che è per i quarti, è Fermos 93. Per questo torneo io utilizzerò gli inglesi. Il mio esercito è formato da 4 unità di schermatori, che è la fanteria leggera, poi 3 unità di fanteria sul mio fianco sinistro, 3 sul mio fianco destro, 2 unità di guardia del corpo e 2 unità di guardia a cavallo, il generale. E questo e infine ho 2 unità di artiglieria a piedi da 9 libbre, mentre l'esercito del mio avversario è composto da 3-5 unità di schermatori, sempre fanteria leggera, e ha 4 e a 3-4 8 unità di fanteria di linea più altre 3 unità di cavalleria che sono i corazzieri, più questa unità di Jäger, questa unità come vedete è riuscita ad arrivare fino alla mia fanteria perché si è nascosta fra le dune e io non l'ho vista perché appena si ferma scompare. Così adesso mando una mia unità di cavalleria per contrastarla. Il mio avversario ha anche un'unità di razzi che non mi fa gravissimi danni a parte all'artiglieria, cioè alla cavalleria, scusate, perché me ne ha uccisi circa, mi ha ucciso 10 guardie a cavallo. Qui adesso c'è lo scontro fra cavalleria dei nostri due eserciti. Il mio avversario mira sui suoi uomini ma anche sui miei, visto che ormai lui ha perso e io ho qui 4 unità di cavalleria, quindi sono anche raggruppati, cerca di uccidermi il più possibile. Così decido di ritirare le guardie a cavallo che sono la mia cavalleria d'élite e lascio il lavoro alle guardie del corpo. Se la sbrigano però anche loro in fretta. Come potete vedere qui c'era un'unità di schermatori che adesso è sparita. Adesso è circa qui, non so Signore! dove. Signore! Stanno attaccando il nostro generale! Ho distrutto 2 unità di razzi, 2 razzi, e qui è tornata di nuovo la fanteria di schermatori del mio avversario all'attacco. Così questa volta sono anche più pronto, li attacco con la fanteria, ma gliene uccido pochissimi. Da qui comincerà finalmente la battaglia vera e propria, perché il mio avversario decide di questa volta attaccarmi con i suoi fucilieri tedeschi. Gli uomini sono stanchi, signore. Devono riposare. Mentre qui continua a distruggere i suoi razzi. Ne rimango ancora due.
però lui ha una gran quantità di fanteria. Anche se mi attaccasse qui sarebbe dura per lui, perché io ho anche l'artiglieria lì vicino. Anche questa unità di fanteria. Comunque mi attacca lui sul fianco destro. Io avrei sul fianco destro mio. Io avrei attaccato con questa unità invece che con questa. Comunque mi attacca e all'inizio ha subito la vittoria, perché mi... I nostri uomini sono in fuga, signore. Manda in rotta un'unità di fanteria della King's German Legion. Mentre qui i razzi continuano. E danno solo fastidio in ogni unità. Comunque, decido di ritirarmi. E al centro il mio avversario fa un grosso errore. Lascia i suoi schermatori indifesi, perché ha messo sui due lati i fucilieri tedeschi, come vedete così. I schermatori al centro, perché ha allargato troppo la formazione. Anche se qui prima che mi arrivino me ne uccide tre quarti. Anche qui me ne uccide un paio. Comunque riesco a sfondare il centro del suo schieramento, che era composto da schermatori. Adesso vado ad attaccare il fianco destro, il fianco sinistro del mio avversario. Il centro sono riuscito più o meno a sconfiggerlo, ma rimane ancora questa unità, quella che si è allontanata ormai. Vado con i miei schermatori ad attaccare i suoi. I nostri uomini sono in fuga, signore. Adesso decido di muovere avanti la fanteria. La schiera a quadrato. A quadrato perché hai qualche metro in più, cioè riescono a raggiungere qualche metro in più i tuoi uomini. Però io sfrutto questa occasione, perché lui ci deve mettere un po' per riorganizzare le sue truppe, così le porta avanti. Mi avvicino un bel po' e... Questo è quello che succede. Fianco destro sta per cedere, rimane quello sinistro che è dura, ha due unità di fanteria e uno di schermatori, ancora quelli di prima, per dire. Le sue unità hanno il morale bassissimo e si ritirano subito. Vado ad uccidere anche questi. Vanno in rotta anche loro. Faccio veloce perché il video non superi i 10 minuti. Ormai la battaglia è finita. Adesso carico col suo generale. Un fatto curioso che accade. Quello che è il suo generale è l'ultimo a sopravvivere dei suoi uomini. Fa qualche metro e muore.
Rimangono ancora quelle dunità lì che vedete in fondo. Sono tornate dalla ritirata, ma ci sono i miei cannoni con i proiettili a mitraglia. Poi morale bassissimo. E infatti si vede che anche questi vanno in rotta. La battaglia finisce così. Se volete, vi consiglio di visitare il sito che trovate nella descrizione. Potete partecipare anche voi a un torneo. Quindi grazie per aver seguito anche questo video. Alla prossima. Ciao.